Il centro, dedicandosi molto alla poesia, ha fatto una cosa lodevole, encomiabile. Perché? Perché la poesia, come tutte le arti, muove l'uomo nelle sue profondità, lo muove nella sua interezza. Perché se io ascolto una poesia che è fatta, una poesia è fatta di parole e significati cosiddetti, ma anche di suoni e di ritmi. Allora, se io uso i suoni e i ritmi, questo muove dentro all'uomo tutto il suo inconscio e lo rende e lo fa emergere alla coscienza. Tant'è vero che quante volte io ho letto poesie e qualcuno mi ha detto, si è alzato e ha detto: "Ma che bello quel suo verso dove lei dice questo." E io rimango stupito e dico: "Ma è vero, non ci avevo mai pensato. C'è anche questo. Bravo." Ecco, la poesia sommuove e commuove l'uomo perché c'è il ritmo e il suono. Se io dico: "Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente, giustizia mossa, il mio alto fattore, eccetera." E lo dico così, non è niente. Ma se io dico: "Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente." Ecco che immediatamente tutti sentono qualcosa, perché queste parole dette col ritmo giusto ti fanno venire ricordi, ti fanno venire sensazioni, emozioni, impressioni vissute che tu non ricordavi. E questo viene fuori e la tua coscienza si muove. Questa è l'importanza della poesia e di tutte le arti, dice Hölderlin, in risposta a Hegel, che dice che Dio, insomma, con la mente non si riesce a giustificare Dio. E allora lui dice: "Sì, è vero, con la logica non si può parlare di Dio, ma l'arte te lo fa sentire." Perché l'arte ti fa sentire quell'essenza che c'è dentro di te e che tu non rilevi mai perché non ti guardi dentro, perché non pensi a te stesso, perché non sai far emergere quello che c'è dentro di te, il regno dei cieli di cui parlava Cristo. Allora la poesia e tutta l'arte te lo fa sentire. La poesia e l'arte sono i grandi strumenti della conoscenza dell'uomo di se stesso. Allora questo lavoro del centro attorno alla poesia e per la poesia è un lavoro educativo, perché la poesia invita gli uomini a crescere e a conoscersi. E questo è tutte le arti sono così. Pensiamo alla musica. Pensiamo alla musica. Prendiamo una cosa, perché tutti credono che la poesia è scrivere delle belle parole e fare dei così bei versi più o meno intelligenti, ma non è così. Così come. E allora prendiamo la musica. Se uno ascolta la musica e ascolta un rock, magari è lì che parla con un amico e senza accorgersene, a me è capitato più di una volta, e anche a tanta altra gente a cui l'ho detto, tac, tac, il piede si mette a battere. Perché? Perché il corpo, quel tipo di cosiddetta musica, è percussiva e colpisce i centri nervosi. Allora il corpo reagisce, perché il corpo ha una sua coscienza, il corpo ha una sua autonomia. Tant'è vero che da bambini noi ci insegnano a camminare, insegniamo al corpo
a camminare e lui si ricorda, cammina. Non è che noi mentre facciamo un passo pensiamo adesso faccio un passo. No, anzi, se tu pensi e dici adesso faccio un passo, stai fermo. In realtà il corpo sa e tu cammini. Io muovo le mani perché mi hanno abituato a muoverle in un certo modo, a fare gesti significativi nel dire. Allora il corpo sa. Il corpo sa, l'emozione sa, noi sappiamo, il pensiero inconscio sa, noi sappiamo meno. La musica, se noi ascoltiamo Bach o ascoltiamo Beethoven o Vivaldi o i grandi musicisti comunque, Mozart, allora noi siamo colpiti in tutti i nostri centri. Perché più è complessa la musica e più tutti è adatta a mettere in movimento tutti i centri. Tu non lo sai quante volte l'ho detto alla gente e la gente ha detto sì, è vero. Tu magari sei lì, stai ascoltando la musica e ti viene da piangere. Non è che tu hai pensato qualcosa, ti viene da piangere. Perché qualcosa dentro di te si è messo in moto. È lacrima. Questo è importante. La musica attraverso il suono e il ritmo ti muove. E questo è significativo per capire anche la poesia, perché anche la poesia è così. È una musica. Non è un semplice. Se io dico dolce chiave la notte senza vento, non dico niente, ma se dico dolce e chiara è la notte e senza vento. Subito, immediatamente, si sente qualcosa. C'è l'emozione del dire. C'è l'emozione, c'è il ritmo, ci sono i suoni. Dolce, chiara è la notte e senza vento. Questo, a scuola mi hanno sempre insegnato che è una sera di luna e che è dolce, quindi è quieta, si sta bene, e poi si rafforza ancora la quiete quando è senza vento, finale. Non è vero. Perché io penso al poeta che l'ha scritta, e il poeta dice: dolce, chiara è la notte e senza vento. Perché lui, mentre dice, sente la parola notte e la parola notte è inquietante, è tutt'altro che quieta. Quel senza vento, perché ci mette la E? Avrei potuto dire dolce chiara la notte senza vento. Invece no, dolce chiara la notte e senza vento. Quel senza vento è inquietante, è angoscioso. Perché la parola notte evoca la morte, evoca l'oscurità. E questa sequenza sonora contiene da una parte la luce chiara, la luna, dolce chiara perché c'è la luna, però subito dopo diventa senza vento e diventa tenebroso, oscura. Questo è il senso. Per cui, secondo me, il centro di Via Zebedia ha voluto fare la poesia. Poesia come educazione dell'uomo alla conoscenza. La città è cambiata molto. Se pensiamo che poco fa, prima di incominciare, il nostro operatore ha chiuso la finestra perché ci sono le macchine e le macchine passano avanti e indietro dappertutto, tutto il giorno e tutta la notte, le macchine, il rumore. Non si sentono le voci dei bambini che giocano. Io, ancora negli anni 50, giocavamo per strada a pallone. Arrivava una macchina, si fermava e lasciava che noi andassimo sul marciapiede. E dopodiché passava e noi in strada. Questo
tornavamo a giocare al pallone. Le voci dei bambini cosa vuol dire? Questa è una cosa molto importante perché attraverso i bambini le famiglie si conoscevano. Perché i genitori si conoscono attraverso i bambini. Allora io conoscevo tutta la gente che stava di fronte a me, le case di fronte a me, le case vicine, tutto il rione si può dire. Io conoscevo quasi tutti. Perché ci incontravamo, perché si incontravano i nostri genitori e c'era la vita in comune, c'era la città. Adesso non si può parlare di città, infatti la chiamano metropoli, perché non si può più parlare di città perché la gente non solo non si incontra per la strada, perché passano in macchina e quelli che vanno a piedi sono dei nemici per quelli che vanno in macchina. E quelli che vanno nelle altre macchine sono altri nemici di cui diffidare. Mi diceva me l'hanno detto tante volte, a dire la verità, ma anche l'altro giorno, dice io devo stare più attento a quello che fanno gli altri con la macchina che non alla mia macchina. Io quando guido devo stare più attento a quel che succede, che fanno gli altri. Perché l'altro ti sorpassa senza osservare le regole, quell'altro si ferma di botto, quell'altro. Devi stare attento agli altri e diventi quindi diffidente verso l'altro. Perché gli uomini che non osservano le regole sono tantissimi. Allora la città è cambiata enormemente. È sparita la città. La civis, che viene dal fatto che gli uomini stanno insieme e hanno fiducia uno dell'altro, questo è sparito. Io sono andato nella casa dove ho abitato in via Teodosio per tanti anni e due cose mi hanno colpito subito. Il portone chiuso, tutti e due i portoni, che invece rimanevano aperti sia quello caravaio che quello per le persone. E in quello caravaio a parte noi giocavamo anche lì alla palla quando pioveva, ma alle finestre interne della casa c'erano tutte le inferriate, come una galera. Allora noi invece chiudevamo, per esempio, la portinaia, c'era la portinaia naturalmente, la portinaia chiudeva il portone alle 10-11 di sera, a seconda della stagione. E la gente aveva le finestre aperte e aveva piena fiducia negli altri. Invece adesso non c'è la fiducia. Questa è una cosa importantissima nella vita tra gli uomini. Come fa a esserci una società senza fiducia? Con la diffidenza. Io vien su qualcuno, chiedo chi è prima di aprire. Inesorabilmente. Perché no, non sai che. Se quello lì è uno che osserva le regole della città o no. E questo, allora questo è il lavoro del centro di Via Zebedia è stato molto importante anche sotto questo profilo, perché alla gente che ha partecipato si è dato sempre il senso della comunità, la comunità sociale. E la comunità sociale, ripeto, in questo caso ripeto, diventa fattiva, reale, quando si dà il senso all'uomo della conoscenza di sé e quindi dell'attenzione all'altro, perché si è attenti a se stessi. Come faccio a dire che amo una persona se non so neanche chi sono? Allora, motore partito, 5, 4, 3, 2, 1. Il centro di cultura di Via Zebedia, per me rimane sempre quello di Via Zebedia, è forse uno dei pochi centri che abbia fatto cultura in tutti questi anni. Perché senza nessun preconcetto si è parlato di filosofia, si è parlato di religione, si è parlato in generale di cultura, si è parlato dell'uomo, si
si è parlato della vita sociale, si è parlato di tutte le cose che interessano in generale gli uomini, tutti. E quindi questa partecipazione per me è sempre stata molto interessante. Come dire, io poi considero la cultura viene da coltivare, no? Coleo, coltivo, coltivare, quindi fare crescere l'uomo. Questa è l'importanza della cultura. Non è un imbonimento, non è una propaganda di qualsiasi tipo essa sia, ma è far capire all'uomo l'importanza della sua crescita, della sua autocoscienza. E questo, ecco, dentro al centro io ho trovato sempre questa apertura. Tant'è vero che la gente, adesso io un po' che non ci vengo, ma io mi ricordo c'era sempre pieno di gente con grande interesse di tutti i tipi, non necessariamente, di solito quando si fanno queste cose ci sono persone che hanno qualche interesse culturale e quindi libresco, diciamo, e quindi partecipano pseudopoeti, professori, eccetera. No, lì c'era la gente di tutti i tipi, gente proprio che facevano parte della vita di Milano. E questo è un altro aspetto interessante del centro. La verità è dentro di noi. Cristo in Luca, quando gli domandano: Maestro, dov'è il regno dei cieli? E lui risponde: È in voi. Questo è importantissimo, perché allora se l'uomo sta attento a se stesso e sta attento a quello che c'è dall'esterno, non per capire la verità, ma sta attento perché è essenziale alla vita stare attento a tutto ciò col quale abbiamo un rapporto. Quindi abbiamo un rapporto con le cose della vita, possono essere le persone, possono essere le cose, la natura, non solo quello, perché poi la realtà non è fatta solo di ciò che vediamo e tocchiamo, ma la realtà è fatta anche di ciò che non tocchiamo e non vediamo, perché la realtà è infinita, è straordinaria. Per esempio, un mio amico scienziato mi diceva: Vedi, noi studiamo le piogge interstellari. Sono particelle che non hanno niente a che vedere con la struttura atomica, perché non riusciamo a capire cosa siano queste particelle. La chiamiamo pioggia interstellare. Però queste hanno anche un suono, queste particelle. E senza queste particelle non ci sarebbe vita sulla Terra. Quindi noi non le vediamo. E non sentiamo neanche la sonorizzazione di queste piogge interstellari, ma ci sono. Allora, la scienza stessa, siccome adesso c'è la mania della scienza, mi piace parlare un po' della scienza, la scienza stessa, come farebbe a esistere la scienza se non nell'attenzione a ciò che è sconosciuto? La scienza scopre le cose che non sappiamo ancora che esistano. La luce, per esempio. La luce, prima noi non sapevamo, salvo la luce del sole, e noi non sapevamo cosa fosse la luce elettrica. Magari si vedeva, che so io, un fenomeno luminoso e si pensava subito a chissà cosa. E invece, alla fine si è scoperto che c'è l'attrito che ci sono, che provoca scintille. C'è la luce, e allora si è finalmente, anche adesso con tranquillità, si fa uso della luce elettrica. Ma prima non esisteva, prima che gli scienziati scoprissero la possibilità
di renderla visibile. Allora, ecco, tutto questo, la scienza è fondamentale. Quindi la verità, prima di tutto, è nell'attenzione e la ricerca, e poi nell'attenzione a se stessi. Cosa accade in me quando io vivo un'esperienza? E questo dentro di me, più ho consapevolezza di me, più penetro dentro di me, e più io arrivo a quel punto dove la verità si palesa, che è indipendente da me. La poesia è tipica, perché io scrivo poesie non da tanto, perché dai 35 anni ho cominciato a scrivere poesie, ma la mia esperienza mi ha detto che non sono io che scrivo poesie. E questo è stato detto da tantissimi poeti, ma anche, guarda caso, perfino da un filosofo, Benedetto Croce, il quale dice: anche al filosofo accade il medesimo che nel poeta. Non è lui che filosofa, ma è Dio o la natura. Anzi, dirò di più: è la cosa che pensa a se stessa in lui. Io lo trovo straordinario. Dante aveva detto: Imi sum un, io divento uno a me stesso. Che quando amor mi ispira, quando l'amore soffia, si muove e muove me dentro di me, noto, cioè ascolto e prendo nota. Quel noto è tra due virgole, tra l'altro, perché ha voluto sottolinearlo: ascolto e prendo nota. E a quel modo che hai dita dentro, il vostro significando, perfino il modo. Non c'è scuola di poesia che possa insegnare la poesia. Tanto è vero che non escono poeti dalle scuole, se no uscirebbero tutti i poeti. In realtà, è poeta chi sa ascoltarsi. Tutti potrebbero esserlo, tutti in potenza sono poeti e artisti. Tant'è vero che i bambini, quando dicono delle cose straordinarie. E tu rimani stupito di quel che dicono, da quel che dicono. E non solo, ma anche quando disegnano. Fanno dei disegni straordinari. Io ho sempre sentito i grandi artisti dire, ma Tomiolo, per esempio, mi diceva sempre: ah, come vorrei disegnare come i tuoi figli. E questo è il rapporto che l'uomo ha con la profondità di se stesso. La profondità di noi stessi, che pochi conoscono, è, come dicono gli psicologi, sia Freud che Jung, è costitutivo del nostro essere, è il nostro inconscio che è più grande e più ricco della nostra mente. La nostra mente raccoglie quello che prova a cogliere del nostro inconscio, ma il nostro inconscio è immenso. Tant'è vero che noi, per esempio, io sto parlando e in questo momento entrano dentro di me sensazioni, emozioni, cose, suoni, rumori che io non capto, perché sono intento a parlare, e però entrano dentro di me. Allora il poeta si ascolta e sente cosa dice il tuo essere, come dice Dante. E il tuo essere è più consapevole e più ricco di te. Raccoglie un'infinità di impressioni, di emozioni, di pensieri inconsci. E questo, allora la poesia è abbandonarsi a se stessi e dire ciò che si sente, ciò che si ascolta. Allora io ascolto. E quando le vedo scritte, dico: ma guarda che cose straordinarie! Non sono io che le ho dette. Io le ascolto, le trascrivo, ma è detto dal mio essere, che sa più di me. Ecco perché Cristo dice di ascoltarsi. Vi do solo due comandamenti: ascolta
ama il Signore Dio tuo, ama il Signore Dio tuo e ama il prossimo tuo come te stesso. Perché? Perché nel rapporto amoroso con l'altro nasce la società, ma nel rapporto amoroso col Dio che è dentro di noi, nel profondo di noi, ecco che nasce l'uomo. Se no l'uomo rimane e nasce la verità, perché se no l'uomo rimane, come dire, un catalizzatore di ciò che gli viene dall'esterno. Allora ogni tanto vengono fuori le ideologie, vengono fuori le patrie, vengono fuori tutte cose che poi alla fine portano alla guerra e alla rovina. Perché se l'uomo non ha coscienza, come fa a reagire a ciò che gli viene dall'alto? Il potere, i principi, i re, i papi. Perché anche i papi sono uomini. Non sono degli angeli, sono uomini. E i quali a volte capita un buon papa, come mettiamo come Papa Wojtyła, ma a volte capitano come Bonifacio VIII. Non è mica detto che siano sempre infallibili i papi, sono uomini. E quindi il potere usa tutti i mezzi per far capire agli uomini che c'è una verità esteriore, ma la verità è dentro di noi. Se noi non riusciamo a penetrare la verità dentro di noi, come faremo a capire che quella è una menzogna? Quella che ci viene da fuori. E allora soddisfa un pochino la tua intelligenza e allora diventi comunista o diventi cattolico teologo fervente. Dopo cadono in crisi, perché le ideologie tutte cadono in crisi, perché la mente non riesce a sistemare il mondo. La mente non può logicizzare la vita. La vita è sempre misteriosa e infinita. Dice Einstein, pensa Einstein, dice, non si perviene alle leggi universali per via di logica, ma per intuizione. E l'intuizione non la facciamo noi. L'intuizione è possibile nel rapporto simpatetico, cioè amoroso, con l'esperienza. Questo è interessantissimo. Perfino la scienza è fatta di intuizioni. C'è quel bel episodio che a me piace tanto, anche se si dimentica spesso, che Newton è sotto la pianta. Sta pensando ai fatti suoi, improvvisamente gli cade una mela in testa e lui ha l'intuizione della gravità. Proprio nel momento in cui lui non ci pensava, gli cade la mela in testa e lui ha l'intuizione della gravità. Tutte le cose di cui parliamo e che sembrano così elucubrazioni mentali di qualcuno sono intuizioni, sono intuitive. Allora la poesia è intuizione proprio come lo è il pensiero intuitivo, proprio come lo è l'esperienza intuitiva. Tu incontri una persona e hai un rapporto, ne incontri 100.000 e non con tutti hai rapporto, ma con quella persona nasce l'amicizia. Nasce l'amicizia e tu la provi poi nell'esperienza, ma difficilmente sbagli quando ascolti te stesso. Anche se io, come si sa, non sono proprio un ortodosso cattolico, però dentro al cattolicesimo c'è una grande verità, che c'è l'uomo, l'altro, il Dio che è l'infinito, l'ignoto, lo sconosciuto. Allora lo sconosciuto che può essere in me, ed è fuori di me. Allora io devo cercare di conoscere, di capire, di sapere. Questo diventa fondamentale e è fondamentale nell'insegnamento del centro di cultura di Via Zebedea.